Siamo con Beppe Rinaldi, una bellissima iniziativa che è una replica di altre iniziative degli scorsi anni che hanno avuto un grosso successo, quest'anno anche con delle novità. Rappresentiamo la seconda edizione di questa iniziativa voluta da alcuni associati ASCOM e poi avvallata dalla stessa associazione, portata avanti con la grande collaborazione che c'è con l'amico Matteo D'Affadà, assessore a turismo, e con la prima persona che è da sindaco. Abbiamo fatto questa manifestazione per smuovere un po' l'anno scorso, come iniziativa per smuovere un po' le serate. Abbiamo riscontrato un successo enorme, la curiosità della gente, poi sono state molto belle perché è come stata una sorpresa, perché ogni venerdì c'era qualcosa di nuovo e ha coinvolto tutti quanti, sia i commercianti che i pubblici esercizi con la musica per arricchire la serata, e queste persone che intervenivano con le loro opere, ci sono state quasi pittori, artigiani locali, non locali, e poi anche una serata avevamo fatto con i bambini, che ha portato tutte una gioia nel paese, diciamo, bella, colorata, e speriamo quest'anno di ripeterla in un modo ancora migliore, e poi quest'anno verrà anche allargata ad altre vie del paese, altre piazze, per coinvolgere di più il paese, per far conoscere anche delle zone a chi viene da fuori, che solitamente non sono di passaggio, poco frequentate, perché noi abbiamo un centro storico meraviglioso, siamo la perla della nostra valle, e grazie anche all'associazione che quest'anno ha investito molto nella risorsa della valle, ha scelto proprio la Valle del Taro per promuovere anche a livello fuori regione il turismo nella migliore immagine, perché il centro storico e non solo, in un'azione di marketing territoriale. Assolutamente, abbiamo accolto anche quest'anno la volontà dell'ASCOM e dei commercianti di Borgo Taro di aprirsi, di aprire la sera, di rendere vivo il nostro bellissimo centro storico in serate diverse da quelle del sabato e della domenica, che sono un po' le serate canoniche dello Struscio. Questo l'anno scorso ha avuto un grande successo, speriamo si possa e sicuramente si ripeterà anche quest'anno nel portare appunto questa novità, anche uniamo il commercio con l'artigianato, con la cultura, con la fantasia e con cose nuove che artisti locali e artisti anche che vengono da fuori hanno la volontà di esporre, quindi è un binomio sicuramente molto importante. Ecco, in conferenza stampa si è parlato di apertura, nel senso, se uno avesse delle idee può venire qui in comune oppure all'ASCOM e proporle? Assolutamente sì. È tutto work in progress, è dall'anno scorso che è tutto work in progress. Oggi abbiamo presentato le 4 serate di luglio, ma sicuramente ad agosto ne verranno presentate delle altre, per cui chiunque avesse...